Siamo al Teatro Bolognini di Pistoia e questa sera, nell'ambito delle tre serate organizzate da Banca Consulia e Rotary Club per destinare fondi alle associazioni di Pistoia, si svolgerà appunto tra qualche minuto il secondo spettacolo, una commedia in tre atti di Edoardo De Filippo che si chiama Uno coi capelli bianchi. La storia è questa, che lui l'ha scritta nel 1935. Poi sembrerebbe che sia stata scritta perché lui aveva avuto un contrasto con un critico teatrale. Dopo la prima serata sembrerebbe che abbiano fatto pace e di conseguenza lui non ha più proposta. È stata rappresentata molto poco e mai nessuno l'ha rappresentata perché lui non dava l'autorizzazione a nessuno. È ovvio che le dobbiamo chiedere qualche cosa anche della sua amicizia con il grande Edoardo. Beh, l'amicizia è nata un po' in un modo strano, perché quando andai, feci il mio primo lavoro, che era sabato, domenica e lunedì al Teatro Politeama di Napoli, che era il primo teatro di Napoli, e feci una serata e lui praticamente si rizzelò, perché disse chi è che aveva fatto questo lavoro, chi gli aveva dato l'autorizzazione, e praticamente da quel momento in poi mi fu nemico. Poi invece sono andato a trovarlo varie volte, dove era difficile farmi ricevere, per un bel giorno mi ha incontrato e mi ha dato la possibilità di ripetere questo lavoro, e così da quel momento è nato questa possibilità di poter proporre i lavori di Edoardo De Filippo, e cosa che mai nessuno ha avuto l'autorizzazione per poter fare quando lui era in vita. La fondazione da sempre, da quando è nata, è dedicata a tutte le patologie del neurosviluppo dei bambini da 0 a 18 anni e ha in questo ambito anche un settore specificamente dedicato all'autismo. La moglie del governatore tradizionalmente si fa promotrice di un progetto per una delle attività dei campi di azione del Rotary, e la salute è appunto uno di questi. E allora mi colpisce molto questo fatto che oggi, se non siamo in rete, non esistiamo. Dobbiamo essere sempre connessi. Magari non c'è niente da dire, ma bisogna essere connessi. Allora, una persona che non riesce ad avere rapporto nemmeno col suo ambiente familiare, e tantomeno quindi con quello sociale, ma con qualunque ambiente fisico, che futuro può avere nel nostro mondo? Quindi l'idea è nata così, e quindi ho cominciato a pensare che l'autismo appunto è particolarmente invalidante proprio nella nostra società, e rivolgendomi alla Stella Maris abbiamo messo a punto questo progetto di intervento, nell'intento appunto di creare, di finanziare una borsa di studio per un terapeuta esperto che possa mettere in campo, diciamo, che possa realizzare un processo di cura e quindi di approccio molto precoce, lavorando in stretto contatto con i genitori e con il bambino autistico, in modo che questi imparino a comunicare. Sì, noi siamo qui chiaramente a cercare di promuovere quello che è la donazione del sangue, ma anche la donazione di organi, ma anche la donazione di midollo, perché sono tutte operazioni che vengono fatte in contemporanea. Per fare un'operazione di fegato occorre l'organo, ma occorre anche il sangue. Pertanto noi siamo qui a promuovere, grazie appunto a Cecilia, al Rotary Club, alla Banca Consulia, che ci danno questo spazio, perché per noi è molto importante parlare con le persone attraverso i mass media, attraverso la televisione, e cercare di sensibilizzare, perché in questo momento si sta abbastanza nella norma come raccolta, però 20 giorni fa eravamo veramente in crisi, e fra un mese senz'altro risaremo in crisi. Pertanto telefonate allo 0573 23 765 per prenotare la donazione. Lo scorso anno sarà, perché Città della Cultura sarà, non so quello che sarà, abbiamo fatto un'annata eccezionale, siamo veramente contenti, però abbiamo fatto molte iniziative, e tutte queste iniziative messe insieme ci hanno portato appunto ad avere una raccolta che quella che occorreva ai bisogni dell'ospedale San Jacopo. Io sono il presidente del Rotary Club Pistoia Montecatini. Il nostro è un club storico, perché è nato nel 1950, quindi anche se sono realtà forse non particolarmente conosciute,
nel silenzio da moltissimi anni, da decenni. Svolgiamo un'attività prevalentemente rivolta verso le esigenze non soltanto delle associazioni di volontariato ma anche della città, con decine e decine di interventi che sono stati fatti nel corso degli anni. Questa è la forza del Rotary, è un'associazione che in qualche modo è molto attenta a quelle che sono le necessità, le esigenze, e ogni anno cerchiamo appunto di fare qualcosa, di pensare qualcosa per la città. E quest'anno è stata la volta di queste manifestazioni, questi spettacoli teatrali qui al Bolognini. Avete cominciato con le sorelle Materassi, si prosegue questa sera con uno con i capelli bianchi di Edoardo, e poi il prossimo appuntamento sarà il 24 marzo con Liolà di Pirandello. Sì, queste sono tutte iniziative che sono unite da un unico filo conduttore, che è quello di interventi a favore di associazioni di onlus o comunque di associazioni di volontariato. Stasera uno con i capelli bianchi è destinato alla Stella Maris, quindi è un progetto sull'autismo. Le sorelle Materassi è stato destinato alla onlus che si occupa dell'istituto d'arte. La prossima, che sarà Liolà il 24 marzo, un progetto sulla SLA. Quindi sono i nostri piccoli interventi, il nostro aiuto che cerchiamo di dare laddove possibile.